Buongiorno, c'è un altro outfit of the day che ci posso fare. Buongiorno, benvenuti, benvenute. Allora, outfit of the day oggi è una variazione sul tema perché ci sono sempre i leggings, c'è sempre la giacchettona, la temperatura è diventata più mite nelle ultime ore e allora a tratti durante la giornata questa cosa era troppo calda, però a tratti andava giusta giusta perché faceva piuttosto freddo di nuovo e ho in tasca una cosa perché qui è in corso una specie di fiera del libro e tutte le strade sono piene di bancarelle di libri. Allora ho comprato un libretto un pochino per chi mi conosce è abbastanza tipico mio. Il libretto è questo: How to be an alien. In realtà questo è un librettino sciocchino e buffo, inteso come buffo, che racconta cosa fare e cosa non fare quando si è stranieri in Inghilterra. L'idea mi piaceva, ce ne sono a bizzeffe chiaramente di libretti così, però questo deve essere uno dei precursori, o perlomeno ha un bel po' di anni, perché è stato fatto, tra l'altro è stato fatto, vediamo un po', nel 1968. Allora, e dentro ci sono anche dei disegnini. Ci sono disegnini, prezzo di questo libretto 2,50 euro, quindi è stato uno shopping veramente minuscolo oggi. E questo è il libretto che mi leggo mentre aspetto che ne so, che il tostapane tiri fuori quello che sto riscaldando, pure non lo so, sono queste mie letturine. Mi tolgo la cintura anche perché non ce la faccio più a portare questa cintura. Voi sapete, io vivo di metti e togli le cinture e quindi dopo un po', quando cammino, dopo un po' mi devo togliere la cintura, altrimenti incomincio a urlare. Sotto i leggings ci sono i mocassoni fantastici. Questi mocassoni sono anche loro alien, sono un Englishman in Germany. Come dire, sono strani questi mocassini, sono fuori luogo, sono pesci fuori d'acqua e per questo si sentono sempre a casa loro. Non so che cosa sto dicendo. Mi tolgo la giacca e sotto c'è un'altra giacca, perché a volte va così. C'è un'altra giacca e da qui usciva una manica, un po' una combinazione barocca, semplicistico-barocca, come dire. Questa è una giacchina che avete visto già, perché l'anno scorso l'ho usata abbastanza da riuscire a farla capitare in un paio di outfit of the day. Ci ho anche viaggiato abbastanza con questa giacchina e oggi dico tante volte abbastanza, perché mi piace, perché è comoda, è molto calda. Ci ho fatto anche più di un viaggio in aereo, sempre per gli stessi motivi. Si allaccia qui in vita e poi giustamente, siccome io sono figlia della mia mamma, nipote della mia zia, all'interno qui c'è anche un, non so se riuscite a vedere, c'è un cosino qui, una spilletta per tenerla ancora più ferma e tenere calda la pancia, tenerla anche un pochino coperta. E accessori of the day, e sotto c'è una maglietta nera normalissima. Accessori of the day, c'è, vabbè, l'orologio, qui non ci sono anelli particolari e di qua c'è questo anello, questo è un mio anello solito che mi metto sempre sempre sempre. Poi ci sono questi orecchini che sono minuscoli, non so se riuscite a vederli, probabilmente no, ma poi quando mi siedo li vedrete meglio insieme al ciondolino qui, al ciondolino zodiacale. Oggi ho avuto una interessante conversazione con una signora a proposito di astrologia. Infatti la signora non era tedesca, neanche io sono tedesca, perciò può avere luogo una conversazione del genere. In realtà con le persone tedesche non appena si dice un qualcosa che richiami all'astrologia, loro prima di tutto fingono per buoni 2 minuti di non aver capito, ma è, come si dice qui, è una coquetterie, è una, così lo fanno apposta, fingere di non aver capito, e poi con aria di disprezzo ti dicono: no, io non mi interesso di queste cose. E vabbè, e qui è così. E probabilmente anche altrove è così, e insomma, dove è così in genere non ci sono io che faccio conversazione. Faccio The Day arriva subitissimo e la faccio.
faccia del giorno, la faccia del giorno, e poi vi faccio rivedere ancora una volta questo ciondolino, che è un ciondolino che mi porto spesso dietro in questo periodo, un ciondolino che mi piace un bel po'. Cipria del giorno. Allora, la cipria del giorno è la Flare di Moon Minerals. Mi trovo veramente molto bene con questa cipria, ma veramente veramente tanto bene, perché ha uno sheen carino, che faccio, ve la faccio rivedere, ha uno sheen carino a malapena. Quando io dico sheen intendo dire una trasparenza leggermente luminosa, ecco, è così. Ed è veramente veramente bellina. E qui, la vedete qui in un puntino piccino piccino picciò. E come cambiano i colori di questa fotocamera? Non mi posso muovere. Non appena mi muovo succede qualcosa di diverso. E ho applicato la cipria con questo, con il cabucozzo dell'alverde, il funghetto al rovescio dell'alverde. Poi c'è di solito, c'è come sempre una combinazione di bronzer, di colori nella faccia. E i colori della situazione sono, allora, il bronzer dell'alverde, il bronzer dell'alverde che si chiama Bronzing Mousse. E quando finirà piangerò, l'abbiamo detto tante volte, l'ho detto tante volte, voi l'avete ascoltato tante volte, all'interno è così, è veramente una cosa bella anche da guardare. Torno a ripetere ancora una volta, così, perché sono decadente, però anche voi siete decadenti perché non lo capite, che l'alverde non è tutta questa gran marca, solo che è una marca che con i trucchi, tra le ditte di cosmetici con ingredienti interamente naturali, è una marca che con i trucchi sperimenta molto. Qui vedete il bronzer, una striscioline di bronzer, e quindi certe volte ci azzecca, però la maggior parte delle volte no. Sopra il bronzer dell'alverde c'è un altro bronzer in polvere, che è il bronzer della concorrenza, e che voglio ancora capire come funziona, quanto che colore realmente rilasci, ed è il bronzer dell'Alterra, quello che si chiama Bronzing Powder 01 Sunny. Mi fa ridere questo adesivo qui dietro, perché sembra ingrandito per le persone che ci vedono poco, per le persone miopi. Di solito non sono così grandi le scritte dietro il cartellino di un cosmetico. Questo bronzer è fatto così, io adesso ne prelevo un pochino e si vede veramente, si vede poco, un bronzer molto leggero, però come bronzer leggero comunque molto carino, perché anche questo ha una scia luminosa, una vaga scia luminosa, solo che posato sulla manina veramente malapena si vede. È qui. Poi c'è come blush questo. Ormai in questi giorni sto usando sempre questo come blush perché mi piace veramente tanto. È un ombretto in realtà dell'Alverde 40 Lovely Apricot, e il suo colore è così. È un come blush, ma anche come ombretto, è trasparente, non è coprente, non è un colore coprente, però praticamente andrà a finire che oggi mi sdraio su questa sedia per entrare nell'inquadratura. Però vedete, è abbastanza trasparente, però come blush veramente dà un colore molto molto carino. Fotocamera, stai buona con l'adattamento dei colori. E poi sulle palpebre, sì, è come applicato il bronzer in polvere in cialde, è come applicato il blush, che in realtà è un ombretto, sempre con il pennello della Elf. Mi piace molto fare tutto questo lavoro, faccio in genere così. Poi faccio così, faccio diversi movimenti, faccio anche così. E sugli occhi, al centro della palpebra c'è questo. Anche questo è un ombretto dell'Alverde, ve lo faccio vedere oggi per la prima volta. Si chiama numero 10, Rosy Touch. No, forse l'ho fatto vedere già un'altra volta, e questo ombretto è anche qui. Ora, questo è un ombretto praticamente opaco, e oggi pomeriggio, mentre me lo mettevo, pensavo dentro di me: vedi, vedi Valentina, tu che hai una certa età e che sei veramente una nonna, devi imparare che qui, quando qui ci metti qualcosa di opaco, in un certo senso è meglio di quando ci metto qualcosa di shimmer, perché l'aspetto totale dell'occhio risulta più disteso ed è più bello, è meglio semplicemente. E il colore di questo è così, sì, mi ricordo che ve l'ho già fatto vedere. Ed è qui, è praticamente come se fosse un bianco, solo freddo e vagamente orientato al come si chiama, al rosa. E poi sulla metà esterna della palpebra mobile, e poi anche oltre la piega dell'occhio, c'è
questo ombretto dell'Alverde, che sembra un arancione di un'altra collezione, sembra un arancione di una collezione simile a questa. In realtà no, in realtà questo è più chiaro, è un pochino più chiaro e ha una luminosità diversa. E anche questo mi piace molto, oggi volevo provare questo perché è più tenue, vedete? Più tenue, più trasparente, meno opaco, meno matte. È altrettanto carino, molto molto carino. Che ci ho fatto con questo ombretto? Anche questo si potrebbe usare, volendo essere audaci, come blush. Questo ombretto, come dicevo prima, l'ho messo in uscita sulla palpebra mobile e poi anche oltre la piega e ho disteso. Ho steso tutto con questo pennello della Sigma, che in questo momento non sta facendo particolari storie strane come quell'altro. Poi ci sono le matite della situazione. In realtà la matita è una sola, allora vi faccio vedere prima l'altra cosa. Questa cosa è un eyeliner in crema gommosa, non saprei come meglio descriverlo. È viola, ha un bel colore viola, non so come lo vediate, forse voi lo vedete blu, boh, non lo so. Si chiama numero 30 Art Brown, è dell'Alverde, non si trova più perché fa parte come sempre di una collezione limitata. L'ho applicato con questo pennellino piccino piccino e ora ne prendo un pochino da qui dentro e vi faccio vedere com'è sulla manina. Non rimane, tende a disperdersi, ma per fare dei trucchi sfumati è veramente carino, però è fatto, ha una consistenza davvero gommosa. Non, questo sicuramente non ha soddisfatto le ragazze dai gusti classici, che atterrano così casualmente sull'espositore dell'Alverde, non ci capiscono niente e dopo infatti sono insoddisfatte. E quindi questa era la matita della situazione e poi ho fatto un puntino, la matita, quello era il colore viola della situazione, l'ho messo dal centro qui dell'occhio in uscita e poi sempre dal centro dell'occhio in uscita e poi ho sfumato con il pennellino che vi ho fatto appena vedere. Invece poi la matita della Benecos l'ho usata per fare un puntino qui sotto, un puntino qui sopra, e la matita della Benecos ha questo bel colorino acceso e vivace. Poi, quando il trucco degli occhi ormai era ultimato, ho aggiunto una ditata di questo, perché l'ho messo proprio con il dito e l'ho messo qui ancora sul centro dell'occhio, della palpebra mobile, però ormai su un centro, su una parte di centro dell'occhio spostata verso l'esterno. E questo fa parte della stessa collezione del bronzer e si chiama numero 1 Leaf Green. Io lo vedo turchese, questo non lo vedo mica tanto verde, però vabbè, all'Alterra loro pensano che sia verde e io ogni tanto mi sbaglio, dico al verde invece intendo dire Alterra, ma mi auguro che essendoci scritto sopra voi capiate comunque. È un colore anche questo non coprente, però è carino. Di ombretti di questa collezione ce n'erano 3, io ho preso solo questo perché mi piaceva solo questo, e anche questo ha un leggero sheen, ha un leggero piccolissimissimissimo riverbero di luce che è davvero molto carino. E come dicevo prima, l'ho messo col dito, l'ho applicato con il dito, è trasparente, si vede solo un pochino. E poi le labbra c'è Basil Badger Balm, il Cool Mint. Poi ci sono due matite per delineare il contorno delle labbra. Una matita è la Soft Mocca dell'Alverde, che viaggia in simbiosi con me in questo periodo e che oggi è completamente, completamente spuntata. Questa bisogna riappuntarla ogni 2-3 giorni. Il suo colore è questo, ma a me piace tantissimo perché scurisce le labbra, però le scurisce poco. E poi solo sopra, solo sotto, ho ripassato un pochino con questa matita. Sempre una matita dell'Alverde e una matita marrone così, e poi sfumato il tutto e rossetto della Santé numero 10, dove è scritto Santé qui, e mi devo sbrigare perché ho pochi minuti a disposizione. Colore strepitoso, secondo me un giusto misto tra freddo e caldo, a preponderanza caldo però con presenza anche di freddo, aderente alle labbra in modo lucido, stranezza incredibile per i rossetti fatti con ingredienti naturali, veramente veramente bello e piuttosto duraturo, davvero davvero spettacolare, come dico oggi, spettacolare o spettacoloso,
Spettacolaio il rossetto della Santé. E poi, come mi piace dire, in punti strategici ho ripassato, chiaramente c'è sempre anche tutta la storia di tamponamenti con i fazzolettini, e poi in punti strategici ho ripassato con il 125 Coral Beige della sempre Alverde. Il Coral Beige è buono e ottimo anche come, anzi solo come blush, perché come rossetto, a parte il fatto che come rossetto ha un colore più chiaro delle mie labbra, quindi evidenzia eventuali screpolamenti o pellicine o pieghe che ci sono sulle labbra e rimane, si posa sulle labbra con un aspetto pastoso che non mi piace per niente. Ad ogni modo, applicato su un altro rossetto, questo effetto non si vede. Allora io oggi l'ho messo al centro del labbro di sotto e poi ai lati del labbro di sopra e poi tap 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 con le dita ho tamponato. Ho tamponato, che sto dicendo? Il Bajer Balm è precipitato. Dopo lo raccolgo. Ho tappettato per sfumare. Poi il mascara ed è lì che rotola. Ho fatto un po' di strada. Il Badger Balm oggi ha voglia di fare una passeggiata. Il mascara è sempre quello dell'Alverde. Ci sono dei giorni in cui si comporta benissimo. Riesco con una passata fatta con calma a non macchiare il resto della palpebra, riesco a fare tutto. Ci sono dei giorni in cui fa dei capricci assurdi. Non lo so, io e questo mascara andiamo d'accordo solo un po'. E poi a trucco completamente ultimato con il cabuchino qui dell'Alverde ho dato una spolveratina di Aussi Perk Me Up, l'illuminante. Questo alla Everyday Minerals dicono che è un concealer, però secondo me è un illuminante. E io infatti lo uso. Ui, si è alzato un po' di polvere, lo uso. Lo uso come illuminante e ne ho dato una passatina qui. Ma anche qui sopra le sopracciglia. Il colore di Aussi Perk Me Up, che non è veramente un colore, è questo. Vedete, c'è una luminosità riflettente, molto più riflettente, per esempio, della cipria, della flare. Ma infatti, la flare è una cipria. E questo, ripeto, lui ama chiamarsi concealer. Per me non è un concealer, questo veramente è un illuminante, ma come illuminante è molto 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 discreto, è una cosa che si può fare. Se la Everyday Mini. E mi è morta la fotocamera e adesso l'ho riaccesa. Ripeto, continuo il discorso di prima. Se la Everyday Minerals facesse un illuminante concealer, che lo chiamino come gli pare, poi uno ci fa comunque quello che vuole lui o lei. Se la Everyday Minerals facesse un concealer come Aussie Perk Me Up, con la stessa riflettenza, ma allo stesso tempo con la stessa dolcezza, con la stessa delicatezza, però con una riflettenza dorata invece che argentata o bianca, perché qui c'è una riflettenza che è tra l'argentato e il bianco, pur essendo trasparente. Allora io sarei la persona più contenta del mondo, ma non mi lamento, non me ne importa niente, tutto sommato, perché ci sono gli illuminanti della Moon Minerals, che sono una delle cose più fantastiche che io abbia mai visto in giro sul mercato, e quindi sono contentissima con quelli. Questo outfit of the day è finito, quindi io adesso mi ritiro finalmente, rimpacchetto tutte le mie cose e non ci posso credere, me ne vado a casa. È tutto il giorno che sono in giro, veramente non ce la faccio più. In questi giorni spesso non ce la faccio più, ma perché sono giorni molto intensi. E sono giorni di attività un po' frenetiche. Discorsi nonsense, buona serata e ci vediamo al prossimo video. Ciao, mi sembro veramente mamma in questo video, specialmente la palpebra. Ciao, ciao.